Mike Portnoy torna nei Dream Theater e Mike Mangini esce di scena. Questa è la notizia che da ieri sta rimpallando ovunque per tutto il web. Non si parla d'altro. Infatti anche io ieri sera ho fatto subito una diretta sul mio canale Facebook Drumworld insieme a tanti ospiti colleghi proprio per parlare di questa faccenda. Ma oggi vorrei focalizzarmi non tanto sulla faccenda Mike Portnoy, ma su quello che è il futuro che aspetta Mike Mangini, l'ormai ex batterista della band. Proprio ieri durante la diretta, mentre mi domandavo quale sarebbe stato il futuro che appunto attendeva Mike Mangini, conscio e sicuro del fatto che un batterista col suo curriculum, ricordiamolo, ha suonato con Steve Vai, Annihilator, Extreme, è stato il batterista degli album solisti di James Labrie, i primi, e ovviamente adesso, dopo 12 anni in giro con i Dream Theater, è un batterista il cui curriculum è veramente enorme. Quindi davo per scontato che avrebbe trovato sicuramente qualche grosso ingaggio. Quindi, proprio mentre io esprimevo questi concetti, il mio collega Federico Viviani, bravissimo batterista, mi segnala sulla diretta: guarda che 2 giorni fa è stato annunciato l'album solista di Mike Mangini, Invisible Signs. Cavolo, ho detto, fammi andare subito a vedere di cosa si tratta, perché ero proprio curioso, soprattutto di quello che sarebbe stato l'impatto musicale di questo album, ovvero Mike pubblica un album solista, cosa dobbiamo aspettarci? Un album ricco di poliritmi e brani complicati? O forse un album più easy listening con delle vere e proprie canzoni? Magari proprio con una band, anche con un cantante? Per ora, a quanto pare, è la seconda opzione. Infatti, mi sono scritto tra l'altro qui i musicisti coinvolti, nell'album solista di Mike Mangini, che ricordo si chiama Invisible Signs, avremo Jen Maggiona alla voce, Tony Dickinson al basso, Gus G e Ivan Keller alle chitarre. Su YouTube troviamo già 2 singoli, dei quali dopo vi lascio alcuni estratti. Questi singoli mi lasciano veramente ben sperare, perché è un album nel quale non la fa da padrone la batteria, ma la musica. I brani sono veramente godibili e restano anche bene impressi nella mente. Segno che comunque è stato un bel lavoro su quello che è il concetto di canzone e non tanto su quello che è, chiamiamola, l'esibizione solistica dei musicisti, che comunque anche qui sono di tutto rispetto. Devo dire che mi ha lasciato positivamente sorpreso sentire Mike in un contesto del genere, anche perché i Dream Theater, con i loro ultimi album, che a me purtroppo non sono piaciuti affatto, aveva iniziato un po' ad annoiare con tutte queste lunghissime guerre solistiche tra assoli di chitarra, assoli di tastiera, che non se ne poteva più, erano veramente troppi. E finalmente sentire Mike in un contesto più aperto, in cui c'è più aria, più spazio proprio al concetto di canzone, mi fa veramente piacere, mi fa veramente ben sperare. Spero che riesca anche a portare questo progetto dal vivo, perché se lo merita. Ora, per chi invece sta gridando al miracolo per il ritorno di Mike Portnoy, cosa che faccio anche io, attenzione, perché Mike è sempre stato uno dei miei idoli, vi invito però a mantenere una certa educazione e rispetto nei confronti di quello che è stato il lavoro di Mike, ok? Piuttosto, se dobbiamo muovere delle critiche, io una critica la muovo alla band, in quanto anni fa, quando Mike Portnoy si propose per rientrare nella band, Labrie praticamente gli ha sbattuto la porta in faccia, perché ci fu proprio la dichiarazione stampa in cui diceva: il batterista dei Dream Theater adesso è Mike Mangini. Francamente poi leggere il comunicato in cui Mike dice: no, io in realtà dovevo solo dare una mano alla band per farli proseguire, sapevamo tutti che Mike sarebbe tornato, non è che sia proprio la verità. Anni fa non era stato questo il comunicato, era partita come una pausa da parte di Mike, e poi mi sembra che è stata lunga 12 anni questa pausa. Non è che ve la siete giocato tanto bene, ragazzi miei, lo potevate fare un pochino meglio il comunicato, così come potevate fare meglio la foto promozionale, che veramente, ragazzi, cioè neanche 50 euro a un grafico, e su, dai, non si fa, da voi mi aspetto molto di più. Comunque sia, adesso vi lascio alcuni estratti del nuovo album di Mike Mangini. Tra l'altro aspetto i vostri commenti proprio riguardo a questo split della band, al rientro di Mike, ma soprattutto mi interessano i vostri feedback su quello che è il lavoro solista di Mike Mangini, perché secondo me merita la giusta attenzione. Sarebbe un peccato, secondo me, se questo album passasse completamente in sordina, perché offuscato appunto dalle notizie del nuovo album dei Dream Theater. Detto questo, ragazzi, grazie per essere stati con me. Lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale, e se volete vi lascio anche il link di quello che è il mio gruppo Telegram, e vi lascio anche qui sotto nei commenti in primo piano
Il link del video su quello che era il drumming di Mike Mangini per Dream Theater è quello del podcast della diretta di ieri. Così se avete tempo ve lo potete guardare e sentire il parere non solo mio ma anche di altri colleghi. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video.